Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dopo la notizia da parte della Fantasy Flight Games dello scorso 10 settembre, dove veniva annunciato lo stop momentaneo del gioco, con conseguente rilancio attraverso la piattaforma online e sesto set, proprio di quest'ultimo ho voluto creare qualche piccola speculazione, per quel che mi è stato possibile, per comprendere a grandi linee cosa potrà attenderci una volta che Winds of Exchange arriverà sugli scaffali delle vostre fumetterie e ritrovi ludici di fiducia. Basandoci semplicemente su quello che è visibile dalla scatola dello starter set per due giocatori, alla rotazione degli Eterni 3, Logos, Ombre e Selvaggi, all'arrivo della nuova casa Compact of Equidon, undicesima in ordine di apparizione, al ritorno di vecchie glorie come Brobnar e Marte, e al primo spoiler che ha mostrato un membro di quest'ultima fazione in tutto il suo ribelle splendore, cercheremo di scoprire assieme cosa ci attenderà, forse con il sesto set di Keyforge, attraverso tre ipotetici punti. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Le informazioni riportate in questo video sono da intendersi come semplici ipotesi e non vanno quindi prese in considerazione come definitive ed ufficiali. Partiamo dal primo punto che più di tutti personalmente mi interessa maggiormente, ovvero l'esodo di massa che c'è stato da parte delle tre case che non ci hanno mai lasciato dai tempi de Il Richiamo degli Arconti. Le ombre che hanno portato sempre, quando più, quando meno, scompiglio alle riserve avversarie. I Logos che hanno costituito il motore di pescata indiscusso di ogni unico che si rispetti. E i Selvaggi, che hanno sempre rappresentato una casa di supporto utile per generare ambre in quantità, lasceranno spazio rispettivamente a due fazioni che sono ben conosciute da tutti i veterani della Forgia. I Brobnar, che sicuramente torneranno con i Goblin e i Giganti, tra le altre creature, a seminare caos sul campo di battaglia. I Marte, che a differenza di quello che abbiamo lasciato, probabilmente torneranno più rinnovati, ma fastidiosi più che mai, e la nuova fazione del Crogiolo rappresentata dai Mercenari. Proprio questi ultimi incuriosiscono, dato che non si conoscono ancora i loro tratti e gli effetti che potrebbero eventualmente lasciare un segno indelebile nella storia del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Si parla di scambio e mercato. Chissà se la caratteristica principale di questa casa sarà il giocare con le ambre nelle rispettive riserve, magari per l'appunto scambiando il numero presente in esse. O si parlerà di una qualche valuta utilizzabile in gioco per acquistare nuove risorse. Chi lo sa? Per quanto conosciamo, potrebbe rappresentare una vera e propria rivelazione che non farà rimpiangere una delle tre eterne che lasceranno il gioco. Ma, come il Crogiolo ci ha sempre insegnato, come è facile salire all'Olimpo, vedasi mutazione di massa tutta, è altrettanto semplice precipitare nell'Ade. Uno degli esempi più recenti sono stati gli insondabili, che sì, se trovati in stato di grazia in una giusta combinazione, possono davvero essere tediosi, e per mia sfortuna di unici con Aquan molto forti ne ho incontrati, ma il più delle volte essi non vanno a rappresentare quella risorsa fondamentale che invece potevano essere i Dis in mutazione di massa. Sarà lo stesso con i Compact of Equidon che andranno a sostituire una delle casate in partenza? Solo il tempo e i futuri spoiler sapranno darci una risposta. Passiamo ora al secondo punto, quello che reputo più croccante,
ovvero la nuova consacrazione di uno degli archetipi di unici più predominanti e famosi. Di quale tipologia di deck sto parlando? Scopriamolo assieme. Con il ritorno dei Brobnar, finalmente si potranno avere disponibili le tre case più forti e grandi del crogiolo, includendo ovviamente anche Sanctum e Repubblica Sauriana, tutte in un singolo unico, generando teoricamente massicci deck che faranno del board control la loro arma più forte. Prima di procedere, volevo fare luce sullo stile di gioco, soprattutto per chi sta muovendo i primi passi sul crogiolo dei board control in Keyforge. Vincendo in questo gioco, creando tre chiavi attraverso la collezione di ambre, avere una legione di creature presente sul campo di battaglia che non potrà fare nulla per interferire sulla forgia avversaria, non avrà praticamente valore. Si intende quindi board control, quell'archetipo di deck che riesce a catturare Ember attraverso i servitori presenti nel mazzo, fornendo poi a questi ultimi protezione sotto qualsiasi forma, per impedire all'avversario di recuperare facilmente le pietre catturate. Se vorrete saperne di più, vi invito a cliccare sulla scheda appena apparsa in questo momento, dove troverete il video che ne parlerà più nel dettaglio. Detto comunque in modo semplice, non si controllerà la board attraverso la forza bruta, ma catturando e ritenendo più ambre di quante il vostro avversario potrà recuperarne. Tornando a noi, se tutto andrà secondo i piani, si vedranno mazzi davvero imponenti a livello di forza e presenza sul terreno, che faranno impallidire i control di mondi in collisione, che è stata la prima dimora di questa tipologia di unici. Se poi fossero stampate nuove carte sauriane o ristampate vecchie glorie che proteggeranno i vostri servitori con ambre catturate, beh, la situazione potrebbe prendere una bella piega, soprattutto in vista di una delle nuove meccaniche che è arrivata grazie allo spoiler fornitoci da FFG nelle prime battute del Gen Con. Vi lascerò il link in descrizione. Si sta parlando dei tokens, questa ventata di novità che i marziani ci hanno anticipato e che ci attenderà nel sesto set. Ma perché questi segnalini provenienti da solo gli architetti sanno dove rappresenteranno un punto estremo di potenza per i mazzi che faranno del controllo del campo un loro punto di forza? Vediamolo attraverso un paio di esempi pratici. Un paio soprattutto perché al momento non sappiamo la reale meccanica di generazione di questa nuova dinamica, quindi possiamo solo immaginare come il tutto avrà luogo. Sia se i segnalini verranno creati dal nulla, sia attraverso effetti speciali che vedranno coinvolte le carte del mazzo in qualche modo, avere ulteriori creature a disposizione, eventualmente limitate al numero di elementi presenti nell'unico stesso, rappresenterà una forza lavoro sul campo di battaglia che potrà essere sfruttata a proprio piacimento per combattere, magari attraverso effetti conferiti da migliorie, raccogliere, sempre se sarà possibile farlo con un token, o fargli catturare ambre mettendo in maggiore difficoltà la forgia avversaria, se si proteggeranno a dovere i propri servitori. In qualsiasi caso, se dovessero essere stampate novità interessanti che interagiranno con la protezione di creature con ambre catturate, o se verrà ristampata la combinazione di carte Interessi della città-stato ed Antico potere, l'avere sul board la presenza di molti token giocherà a vostro favore, specialmente nelle battute finali di un match. Anche perché non sappiamo se questa nuova dinamica sarà esclusiva di Marte o coinvolgerà l'intero set. Immaginatevi un board control che non solo fa quello che deve fare, ma è anche veloce nella sua esecuzione. Perché? Apriamo una parentesi. Ora, non so bene come funzionerà,
ma non credo che si creeranno dei servitori provenienti dal nulla attraverso l'effetto di una carta. Piuttosto, iniziando a lanciare qualche amo, siamo arrivati ad avere un primo riscontro positivo in merito che ci ha fatto avvicinare al reale innesco della meccanica. Ovvero, si dovrebbero prendere delle carte dalla cima del mazzo e posizionarle a faccia in giù come segnalini, per l'appunto. Poi, una volta distrutti, non si sa dove andranno a finire, se nella pila degli scarti, in mano al proprietario dei token o addirittura negli archivi. Se dovesse accadere, come negli ultimi due esempi, non mi dispiacerebbe vedere Marte come sostituto di Logos nelle vesti di macina mazzo. Ecco il perché. Se invece dovessero essere distrutte e basta, ciò comporterebbe il bruciarsi delle carte chiave per volgere il match a vostro favore, trasformandole in semplici servitori che staranno lì a fare presenza. Per il momento, comunque, voglio ricordarvi che ci si basa su congetture, non c'è nulla di confermato. Anche qui, man mano che gli spoiler arriveranno, avremo sempre un quadro più dettagliato della meccanica. Chiusa parentesi. Passiamo ora al terzo ed ultimo punto, che è quello che mi interessa di più, ovvero l'arrivo dei ribelli in casa Marte. Nelle prime due edizioni di Keyforge, il richiamo degli Arconti e l'era dell'ascensione, Marte è sempre stata considerata una casa a sé, nel senso che giocava letteralmente per conto proprio, interagendo poco e niente con le altre due casate presenti nell'unico. Carte come Pessimi Alleati da Marte e Scarica EMP riassumevano, e lo fanno tuttora in tutta la sua essenza, la scarsa collaborazione dei membri dell'impero, trasformando quindi ben presto la fazione proveniente dal pianeta rosso nel simbolo dell'antisinergia per eccellenza. Ma non sempre è stato così. Guardate i Genka, ad esempio. Quando non si sapevano ancora chi fossero, erano quei tipici mazzi che, a prima vista, ma non gli avreste dato un soldo. E invece, se giocati con sorpresa dei partecipanti, chiudevano il match in un turno solo. Nel sesto set, ad esempio, si ristamperanno Furto della Chiave. Ci spero, ma non credo. La meccanica dei tokens potrebbe tornare utile, soprattutto se, una volta distrutti, le carte finiranno in mano o negli archivi del proprietario. Quindi potremmo ritrovarci davanti ad una versione 2.0 del Genka, che non sarebbe affatto male giocare. Ipotesi non fondata, che sicuramente non troverà un fondo di verità, ma sognare non costa nulla. Tutto questo discorso per arrivare a cosa? I marziani contratto ribelle, e mi auguro di vederne molti, potrebbero cambiare drasticamente il volto della casa verdognola del Crogiolo, mostrando più tolleranza verso gli altri esseri delle fazioni alleate, ed automaticamente generando nuove combinazioni di carte che, finalmente, faranno del male solo all'avversario. Dopotutto, anche nel romanzo Racconti del Crogiolo si parla di separatisti che dimorano nel conclave di Borreal e non rispondono direttamente a Nova Hellas. In più, si è parlato di disertori nella scorsa lore della serie Le Cronache di Inca il Ragno, e questo getta delle esche che fanno credere che l'impero marziano nasconda molto più di quanto mostri in realtà. Sono davvero molto curioso di scoprire cos'altro avrà da offrire questa casa. E voi? Conclusioni. In Winds of Exchange si potrà trovare la nuova patria indiscussa dei mazzi Board Control, grazie al ritorno dei Brobnar che assieme a Sanctum e Repubblica Sauriana potranno formare unici aggressivi che non temeranno confronti a livello di forza bruta. Grazie anche alla nascita della nuova meccanica che genera token sul terreno, eventualmente pronti ad agire, la potenza di questo archetipo di unico potrà avere un potenziale mai provato prima di allora.
La nuova casa Compact of Equidon potrà offrire delle nuove esperienze di gioco ad ogni forgiatore, agendo su scambi e altro di non specificato che modificheranno la rotta durante il match, cambiando in corso d'opera le sorti dell'incontro. Le Eterne 3, rappresentate da Ombre, Logos e Selvaggi, potranno essere rispettivamente rimpiazzate adeguatamente dagli Equidon, che potrebbero eventualmente mercanteggiare con tutto ciò che di prezioso c'è sul campo di battaglia. La nuova, me lo auguro, versione di Marte, più comunicativa con le restanti due fazioni presenti nell'unico, attraverso le meccaniche dei token, e Brobnar, in parte, dato che Selvaggi, oltre a fornire ambre, ultimamente stava incentrando la sua strategia sul piazzare segnalini forza sui servitori alleati. Sarebbe un sogno ad occhi aperti avere una nuova versione del Genka, ma sono consapevole di chiedere troppo. Il sesto set credo ci riserverà delle belle sorprese, dato che tutti coloro che ci hanno lavorato, partendo da Carmelo Massimo Tidona, arrivando a Lorenzo Fanelli della Asmodee, hanno annunciato che ce ne saranno delle belle. Personalmente, credo che il rilancio sarà un'ottima occasione per far conoscere ancora di più il gioco ad una fascia più larga di interessati, dato che la versione digitale di Keyforge porterà quest'ultimo letteralmente all'interno di ogni casa dove c'è un forgiatore in erba che vuole provare a creare la sua prima chiave a costo zero. E voi, cosa vi aspettate di trovare in questo sesto set? Fatemelo sapere come sempre nei commenti e se avrete qualche idea sul come potrebbe funzionare la meccanica dei token, non esitate a dare il vostro parere al riguardo. Coraggio forgiatori di tutto il mondo, nuove avventure, razze e casate sul crogiolo vi stanno aspettando. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.